Michael Sheldon. No, però Sasuke è più figo. Dai, Sasuke è più figo. No, dai, sì, un po' più sì, un po' più tenebroso, un po' più... Ah, vabbè, però lo fa, per, credo, per un motivo, non è, insomma... La Sheldon è antipatico, è meglio Leonard anche lì, insomma, non è che hai preso... I battute non esistono. Fa le battute, Sheldon, sì, ma no. Le battute non è che sono per far ridere, sono per offendere gli altri, insomma, in maniera educata, ma... È bellissimo. 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 Allora, quanti di voi conoscono il maestro più per i lavori d'animazione e quanti più per i lavori delle serie televisive o adesso serie web, diciamo i film? Questa è una domanda, credo... dovete rispondere, non vi preoccupate. Guarda, rispondo io per loro, secondo me più per la fascia ragazzi, credo che sia un po' di più conosciuto per la fascia ragazzi, anche perché nelle cose... Nelle altre a volte non mi riconoscono, magari non se ne accorgono che sono io. Secondo me loro sono più per la fascia ragazzi, vediamo chi risponde. Hunter Hunter, bellissimo prodotto, mi sono molto divertito ed è un peccato che è una serie che non sono riuscito a concludere. E quello sì, ho doppiato l'80% della serie e poi il restante 20% purtroppo ho dovuto... come dire, rinunciare per forza di cose a farla. È stato un peccato, quella era una serie molto bella, poi successe disgraziatamente che l'ultima parte degli episodi fu acquistato da un'altra, chiamiamo, rete televisiva rispetto al produttore e decisero di cambiare tutto il cast. Io onestamente, devo essere onesto, Mediaset a me richiamò per fare Killua, però richiamò soltanto me. Non richiamò Davide, non richiamò gli altri componenti e io sono stato io a declinare, ho detto non posso doppiare un cartone animato anche se sono affezionato perché mi sembrava di fare un torto ai miei colleghi perché richiedere solo me lo trovavo una mancanza di rispetto nei confronti dei miei colleghi e quindi alla fine grazie, adesso lo posso raccontare, dopo tanti anni lo posso raccontare. Cioè, una domanda mi chiamaro una ragazza, grazie a te. Ah, già iniziamo con le domande. Ciao. Io non ho fatto nulla in Demon Slayer, io lavoro sul territorio romano adesso. Per tanti anni ho fatto la spola tra Roma e Milano e adesso lavorando su Roma faccio un'altra tipologia di prodotti. Demon Slayer viene doppiato in un'altra città, Milano, e io per ora non sto collaborando con questa città, con questa azienda. Però il maestro ha doppiato un gatto addirittura. Io ho fatto, sì, ma più di un gatto credo, uno famoso. Artemis di Sailor Moon. Sì. Qual è l'altro gatto? Allora, no, dunque, tra i miei lavori spicca Artemis nella stagione nuova di Sailor Moon, cioè in Crystal, Eternal e speriamo Cosmos, perché non l'abbiamo ancora fatto, posso ancora dire questo. E sono stato molto fortunato. Io ho iniziato in anni successivi al grande fenomeno di Sailor Moon, io ho iniziato, avevo 20-22 anni, quindi parliamo del 99, insomma, forse 24. E quindi, tutto, Matteo, tutto bene? Sì, tutto bene. E quindi tutta l'epoca degli anni 90, dei cartoni anni 90, non ho potuto seguirla, non ho potuto partecipare. E mi dispiaceva molto essendo poi Sailor Moon anche io ero affezionato a quella serie, non aver mai messo bocca su un prodotto del genere. Poi è successa, come capitano tante volte, non so, forse qualcuno dall'alto un desiderio che diventa realtà, è arrivata una telefonata, arrivava questo nuovo prodotto in Rai e fui chiamato per fare un provino, in realtà due provini, perché io facevo sia il provino per Artemis e sia il provino per il fidanzato di lei, Milord, Tuxedo Mask per Mamoru. Ovviamente per Mamoru ero un po' troppo grande perché io già avevo 40 anni e la ragazza che poi sarebbe stata scelta per Sailor Moon aveva 20 anni, quindi avevamo una differenza vocale, nonostante io sia magari un po' più leggero rispetto a quelli della mia fascia. E allora, nonostante il provino
piacque a quanto mi fu detto, mi dissero: guarda, sei un po' grande, però noi ti vorremmo tenere nel provino per Artemis. Feci il provino per Artemis e vinsi quello. E per me è stato un grande sogno che si è avverato, perché partecipare a una gloria così importante degli anni 90, sai che sono stato molto fortunato nella mia vita, perché ho avuto due fortune, sia quello e io ho un altro cartone animato del quale sono i Cavalieri dello Zodiaco, insomma, che conoscerete anche voi dopo tanti anni. E io ho avuto la fortuna di partecipare anche a quel prodotto lì. E sono due piccoli desideri che si sono avverati di quando ero bambino io, nell'87, 88, guardavo i cartoni. Cavalieri dello Zodiaco con che personaggio? Io facevo questo, Papillon. Questo personaggio qua, questo è un cavaliere, il cattivo. Sì, e sì, poi sì. Ho fatto per un po' di episodi nella serie Hades, l'unicorno, Asher l'unicorno. Ho avuto questa fortuna. E insomma, mi è stato fatto un gran dono, due desideri che si sono realizzati. Volevo fare una domanda al maestro, che è particolare. Oggigiorno ho conosciuto parecchi ragazzi che volevano approcciarsi al mondo del doppiaggio, sì. E spesso usano piattaforme come TikTok per fare questi test, diciamo, per fare loro stessi dei corsi di doppiaggio, anche se non sono doppiatori realmente di mestiere. È un danno questa cosa? Allora, se la domanda è cosa consigliare ai ragazzi, come iniziare, cosa consigliare per la loro carriera, io dico sempre una cosa: scegliete delle scuole che sono delle scuole serie, che hanno molte ore di recitazione, perché il doppiatore è un doppio attore, in realtà è un attore che si presta anche alla carriera del doppiatore, ed è un po' come un medico, no? Avete un medico di base ha studiato anatomia, ha preso la laurea in medicina, poi un medico di base può essere o un pneumologo, un cardiologo, un radiologo, cioè ci sono tante, un urologo, ci sono tante specializzazioni. Per noi è uguale. Io ho scelto di fare il doppiatore dopo tanti anni di teatro, dopo aver fatto abbastanza gavetta nelle produzioni teatrali, e mi sono buttato in questo mondo perché ne ero rimasto folgorato quando ero piccolo. Quindi quello che consiglio sempre è una buona scuola di recitazione, un'accademia, l'Accademia Silvio D'Amico a Roma, per esempio, fare un provino lì, l'Accademia dei Filodrammatici a Milano, una scuola che abbia tante ore di recitazione, diffidate sempre dai corsi di doppiaggio del fine settimana, come quelli che ti fanno diventare trainer in due weekend, no. Cioè, sempre ricordarsi che prima bisogna recitare e imparare il mestiere, e poi ci si specializza e si impara anche l'arte del doppiaggio, cioè recitare non davanti a una telecamera, ma davanti a uno schermo al leggio, perché stiamo fermi, noi non usiamo nient'altro che la voce, insomma, non possiamo muoverci, altrimenti il microfono, che è quell'anima tremenda che sta lì, prende qualsiasi registra qualsiasi cosa, e poi devi rifare la battuta. Quindi il mio consiglio sempre principale è una buona scuola di recitazione, e poi successivamente, se volete fare un corso di doppiaggio, sceglietene uno che vi porti a fare un percorso magari di 2 o 3 anni, da settembre fino a maggio, con almeno 2 ore a settimana, con altre anche magari materie dove studiate recitazione, edizione, ortodia, canto, perché ormai stiamo andando sempre verso più una mentalità americana, giapponese, dove il doppiatore deve imparare anche, deve saper cantare, deve saper fare più cose contemporaneamente. A me spesso capita di cantare i pezzi dei miei cartoni animati, ho dovuto anch'io in tarda età fare un corso di canto, ancora ogni tanto faccio dei corsi di aggiornamento, perché nella vita serve tutto. Quindi sempre una buona scuola di recitazione. Sì, e diffidate da quelli che vi promettono un lavoro facile, che vi promettono che in 3 weekend diventerete dei doppiatori, che vi promettono lavoro, che vi dicono lavorate gratis perché vi do visibilità. No, assolutamente no, noi abbiamo un contratto collettivo nazionale di lavoro ben pagato, e tra l'altro stiamo cercando di rinnovarlo perché è scaduto da 15 anni. E noi doppiatori, come settore dello spettacolo, adesso non apro la polemica, ma è veramente noi doppiatori abbiamo veramente dei grossi problemi col nostro contratto, per cui non fatevi mai sfruttare, per chi vuole fare questo mestiere, da gente che vi promette lavoro facile con magari guadagni futuri. No, il lavoro va pagato, è nobile, va pagato, e se uno presta un lavoro, perché siamo noi a prestare lavoro, noi che diamo la voce, deve essere sempre remunerato e retribuito secondo contratto collettivo nazionale di lavoro. Spero di essere stato esaustivo.
Allora, a parte che sono in scia con quello che hai appena detto, perché nel mondo del fumetto è la stessa cosa, gente che ti dice di pagare invisibilità e... No, no, ma è una cosa sbagliata proprio sì. A monte, ma anche quelli che fanno... Ma io lo dico, lo applico anche in altri settori. Assolutamente. Il barista che ti chiede il bar, che ti chiede, fai il barista da me, fai lo stage e poi io ti prendo. No, assolutamente no. Cioè, mi fai la prova di una settimana, se vado bene, bene, se altrimenti mi mandi via e così. Sì, e soprattutto è quanto di più svilente proprio per quella che... il sentimento artistico va pagato, va assolutamente retribuito. Sì, allora io invece in scia con quello che stavi dicendo poco prima, perché avevi risposto comunque alla domanda che volevo farti, che era la base, comunque un punto di partenza per quello che è stata la tua carriera di doppiatore, viene comunque da dalla recitazione. E quindi ti volevo chiedere, ma quando ti viene proposto, quando ti è stato proposto anche... Scusate, ci sono tre posti davanti, se volete sedervi, anche le ragazze dietro, se volete, a noi ci sono fa piacere, posti qui. Insomma, così non vediamo buchi. Se volete approfittare, io lo so che le prime file sono quelle che imbarazzano di più, ma approfittatene. Non vi mangiamo, giuro che non vi mangiamo. Scusa se ti ho interrotto. No, l'hai fatto benissimo, perché non mi ero accorto che si erano fermate persone a sentirti. Approfittate, sedie libere ci sono. E ritorno indietro. Allora, c'era un discorso sulla recitazione e mi veniva da chiederti che quando ti viene proposto un doppiaggio, quando ti viene proposto un personaggio, quelli che ti hanno proposto Sheldon o Naruto, per citare appunto quelli strafamosi, c'è una sorta, soprattutto all'inizio, quando lo devi studiare, di medesimazione, quindi di qualcosa di proprio, allora, guarda, recitativa, allora, più che espressare la voce. Dunque, io per fare Naruto, per fare Sheldon the Big Bang Theory, per fare altre serie, Hugh Dancy in Law and Order e tanti altri attori, noi facciamo dei provini e veniamo scelti in base alle nostre caratteristiche. Quindi se faccio un buon provino... Naruto e Sheldon abbiamo provato in 5-6 e hanno scelto me perché hanno ritenuto adatta la mia voce per quel tipo di personaggio. Quindi l'assegnazione del ruolo innanzitutto viene data secondo un provino, un direttore che sarebbe il regista in questo momento della serie, un direttore che conosce la serie, ti dà le indicazioni, ti chiama e dice: allora, su questo personaggio io vorrei provare Leonardo, Patrizio e Simone D'Andrea, perché secondo me sono le persone più giuste. Faccio tre nomi a caso e poi facciamo tre provini, e poi c'è una rete TV oppure un committente oppure una casa di produzione che decide: guarda, mi piace lui su questa voce e su questo personaggio, perché mi piace la sua voce, e quindi così si vince il provino. Dopodiché, quando noi prendiamo un personaggio, non abbiamo il tempo di studiarlo, e ti spiego perché. Innanzitutto ogni personaggio adesso in questo momento è retto da copyright, quindi il materiale non può uscire dalla sala di doppiaggio. Cioè, io faccio il provino, doppio, incido, registro la mia voce su, metti un minuto di spezzone, e mentre sono in sala mi dicono le caratteristiche del personaggio. Non me lo dicono prima, non me lo possono dire al telefono, perché ci sono proprio accordi di riservatezza, e anche il materiale non può uscire dallo stabilimento, dalla sala. Quindi noi andiamo là, a volte dicevo: che devo fare? E ti ritrovi un prete, un cartone animato, a volte ti dicono, pensa, mi è capitato anche che a volte non ti dicono se è un telefilm, un cartone animato o un film, perché non possono dirtelo. Sembra veramente il segreto istruttorio. Istruttorio, e infatti anche stiamo un po' combattendo questo, perché anche noi dobbiamo avere la possibilità di scegliere se fare o no volerlo fare un ruolo. Insomma, non è che automaticamente, cioè, noi siamo dei liberi professionisti, abbiamo la possibilità di scegliere quello che vogliamo fare. Magari posso anche ritenermi non idoneo e a disagio sul ruolo e non voglio farlo. Detto questo, quindi non ci danno materiale prima, non possiamo averlo, e il doppiatore deve essere particolarmente bravo ad entrare immediatamente in sintonia con quello che sta vedendo. Un provino può durare dai 20-30 minuti, a volte 10, a volte 5, come è successo a me con Big Bang Theory. E poi ti racconto un inedito, cioè una cosa che a volte racconto e tutti rimangono un po' basiti. E per cui l'unico strumento di informazione è il direttore, che mi dà l'informazione, dice: guarda, questo è uno psicopatico, pazzo, è un cartone animato, un assassino, Killua, The Hunter Hunter, un assassino, buon lavoro, mi danno delle poche indicazioni.
Oggi come oggi, questo è, nella velocità che è diventato il nostro lavoro, questa è diventata la norma. In passato invece, dove non c'erano gli accordi di riservatezza, sapevamo già prima quello che andavamo a fare. Magari arrivava via col vento, allora ti diceva il direttore al telefono, parlo delle guerre puniche, insomma, quando c'erano i tirannosauri rex. Allora guarda, signora Di Meo, allora lei deve fare il provino per Gio, sa, è un film su piccole donne, tutta questa informazione adesso non te le danno più. E a questo punto, rovescio della medaglia. Sì. Visto che mi hai spiegato benissimo tutto quello che è il... Non il dietro l'inter, tutto il preparativo e tutto quello che c'è l'iter, sì, prima di iniziare un lavoro. Poi succede, io a questo punto rimango su Big Bang Theory anche per affezione, sì. Succede che una serie ha successo, Big Bang Theory 12 anni, 12 stagioni. Ha avuto successo poi al quarto o quinto anno, neanche subito. Però comunque il suo successo l'ha avuto e ovviamente scatta a quel punto anche il fattore, immagino, di non solo quella del lavoro, ma anche quella dello spettatore, cioè del sapere il mio Sheldon nelle prossime stagioni che cosa succederà. C'è sempre quella curiosità ogni volta che arrivava un adattamento di sapere a che cosa... Allora, l'adattatore è colui che scrive i dialoghi, sì. Funziona così, noi abbiamo dei copioni, i copioni vengono tradotti da un traduttore e vengono passati agli adattatori, che sono sempre una figura del nostro contratto, che adattano al labiale tutto quello che noi dobbiamo dire. Quindi noi, alcuni di noi fanno i dialoghi, io per esempio i dialoghi non faccio il dialoghista, perché non ho tempo, ho i turni di doppiaggio, anche perché dovrei lavorare di notte, altrimenti non riuscirei neanche a riposare. Quindi l'adattamento lo fa un'altra persona, io personalmente non ricevo il copione prima, lo vedo solo in sala, quindi in sala mi dicono no, cioè oggi c'è questa puntata che fanno questo, e piano piano scopro la puntata vedendolo insieme ai miei colleghi della sala, insieme al fonico, insieme al direttore e insieme all'assistente. È scoperta e diretta, cioè nel senso scoperta il lavoro contemporaneo. Noi leggiamo improvvisando, nel senso improvvisare significa leggere lì al momento il copione e dare subito la recitazione immediata nel giro di 5 minuti nel prodotto che sto doppiando. Non ho il tempo di studiarlo a casa come si faceva una volta, studiavano le canzoni e poi si andava a inciderle. Non si può più fare. Il fatto che il materiale non possa più uscire dalla sala ci impedisce di sapere qualsiasi informazione. Ho capito. Quindi non studiamo niente, andiamo lì, dice sei uno psicopatico, buon lavoro, se lo sai fare bene, se no esce con un altro. Ecco perché dicevo prima ai ragazzi che vogliono iniziare, che devono studiare tutto, saper fare tutto, devono saper fare una recitazione più moderna, più antica, per poter fare un film in costume, per poter doppiare un film magari inventato nell'Ottocento. Più cose sai fare, più diventi bravo e più hai opportunità di lavoro. Se sai cantare hai altre opportunità di lavoro, perché arriva il musical Disney, tutto cantato. Se sei un doppiatore anche cantante, ha più possibilità di vincere un provino ed essere la voce del nuovo principe o principessa Disney. Scusi, lei con la fondina da Uncharted, sì. Ma invece di pistole c'ha le macchinette, prego. Strilla però, che ti sento tutti. Se ne occupa un'altra persona, sì. Ma voi tutti e due, una volta che leggete, poi giustamente se non stai scendo che tutto lo sei entrato per anni, conosci il personaggio. Vieni qua Matteo, se almeno facciamo così, che chi vuole fare una domanda vieni qua, almeno lo sentono tutti, se no. Vai. Allora, dicevo, una volta che tu hai un personaggio che porti avanti nel corso di anni, perché Sheldon è un progetto lungo, che lo senti tuo, una volta che arriva un adattamento di testi che magari è diverso, tu hai possibilità di chiedere qualcosa, un cambiamento? Hai capito la domanda, no? Sì. No, nel senso che io non ho la padronanza di poter cambiare il testo. Nella sala di doppiaggio ci sono quattro figure. C'è un attore al leggio, un assistente che mi aiuta l'attore a
ad andare a sync, cioè a rispettare bene il labiale, a rispettare il tempo di parola. Quindi se io magari dico una frase e questa frase non rispetta il labiale, l'assistente mi dice guarda Leonardo, sei andato troppo lungo, troppo corto, dobbiamo rincidere la battuta perché sei andato fuori sync. Questa è la sincronizzazione labiale. Poi c'è un direttore di doppiaggio e un fonico. È il direttore di doppiaggio che se decide che quella parola non è giusta scritta nel testo, oppure se ha una correzione da darmi perché magari è una parola che non possiamo dire, una parola che la rete non vuole che venga detta, oppure una parola che è troppo lunga e quindi non sta in due battiti di bocca, magari una parola che dice contemporaneamente e io invece ho solo questo, allora cioè, posso dire contemporaneamente di subito, che è più corta. Quindi è lui che può scegliere di cambiare una parola. Io ogni tanto posso suggerire, dico guarda mi sento un po' lungo, un po' corto, posso aggiungere o togliere una parola, ma lo chiedo. Questa sarebbe la regola, insomma. Noi siamo, a volte non capiscono, noi siamo quelli che magari escono fuori da una lavorazione, che veniamo conosciuti, ma in realtà siamo una catena di montaggio, cioè lavoriamo tutti insieme. Siamo quattro figure che in sinergia collaborano. Io non potrei mai lavorare e fare quello che faccio senza il fonico di dietro. Se un fonico non è bravo a registrarmi, mi fa uscire una voce sbagliata, una voce lontana, una voce gracchiante. Cioè, tutte le figure del doppiaggio sono importanti. Per questo nel nostro contratto collettivo nazionale di lavoro siamo quasi tutti insieme, tranne il reparto tecnico dei fonici, ma direttore, assistente e attore rientrano in un contratto collettivo, perché lavoriamo sinergicamente e siamo una squadra. Quindi diciamo, bisogna lavorare, per lavorare bene bisogna avere una certa empatia. Se io entro in confidenza con un direttore posso anche permettermi di chiedere, guarda posso suggerire questa parola qui, magari perché è un po' più corta, un po' più lunga, in modo che mi permette di recitare meglio e di essere più a sync. Se l'assistente è d'accordo e tutte le figure sono d'accordo, lo cambiamo, altrimenti diciamo quello che c'è scritto sul testo. Spero di essere stato chiaro. Sì, certo, come no. Siccome sono 4 anni che mi fate dire Sheldon e fate dire con Bazinga. Ah, beh, sì. Glielo puoi dire a come Sara. Si chiama? Sara. Sara? 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 Sei seduta sul mio posto? Bazinga. Grazie di... Prego, ci mancherebbe. No, scusate, a volte ci diveniamo in roba tecnica. Ma... No, no, è interessantissimo. È che il prossimo c'è l'esito in mezzo. E allora corra come il vento, signora, altrimenti perde il treno. Il treno di Sheldon, che Sheldon ama i treni, insomma, corra. Che... Bene, speriamo. C'è possibilità magari di rivederci, forse l'anno prossimo. Dobbiamo ripartire per Rosetto, se no sembra che siamo di qua. L'anno prossimo. L'anno prossimo, forse. Abbiamo quest'anno. Adesso abbiamo già annunciato, speriamo. Cioè, allora, no, non so se dovevi chiedere. Vado io a chiedere, vado anche con una domanda. Io ho una curiosità, però se poi. Vai, fai dimmi tutto. La mia curiosità, che spesso mi ha lasciato un po' guardando manga, guardando gli anime, pardon, ma guardando i film della Disney, sì, e guardando il cinema, vedo comunque che delle volte il doppiaggio non sempre al 100%, la voce è quella che ti aspetti dal personaggio dell'anime, mentre nel cinema spesso e volentieri fai subito tua la voce che vedi e che senti mentre vedi l'attore che recita. Questo effetto che fa, che ne ho parlato anche con altri ragazzi, l'effetto del doppiatore che senti subito tuo sul film, però con la vera persona, è mai capitato anche al contrario? Il doppiatore si trovasse... Allora, guarda, il segreto per essere un buon doppiatore è sempre mettersi a disposizione di ciò che si sta registrando. Quando io faccio il doppiaggio, io non sono più Leonardo, in quel momento sono il prete, l'assassino, la guardia, il bulimico, il depresso e tanti altri. Io cancello completamente quello che sono io e mi metto a servizio. Noi siamo, lo spiego sempre ai miei allievi perché insegno a un'accademia, io sono un armadio con tanti cassetti e ogni anno probabilmente i cassetti che ho aumentano. In ogni cassetto ho un'emozione,
ho un'emozione buona, cattiva, un'emozione per quanto riguarda tutti i personaggi che posso, la gamma di personaggi che posso trovarmi davanti. Quindi che cosa faccio? Prendo quel vestito, l'emozione è un vestito, me lo indosso, me lo so, quel vestito lì. Quindi, come dicevo, più cose so fare, più aderisco al personaggio. E a me succede di trovare dei personaggi in cui dico, aspetta un momento, come lo affronto questo personaggio? Ma non ho tempo tanto di farlo, perché non lo posso studiare. E allora faccio mente locale, apro uno dei cassetti e ho detto, ok, questo è l'assassino, quello però... non questo qui, è quello più di destra, è quello più, ancora più efferato. Prendo quel vestito, lo indosso e divento l'assassino. Non sono più Leonardo Graziano. Divento un assassino. Capite? E poi ritorno Leonardo. Questo è il miglior segreto per essere un bravo attore, insomma. Acquisire tanta esperienza e poterla mettere a disposizione sempre del personaggio che uno va a doppiare. Mai essere se stesso. Perché non è richiesto, in quel momento io mi devo mettere a servizio di qualcuno che ha già registrato con la sua faccia e ha già interpretato un personaggio. Non sono più Leonardo, ma sono quella cosa lì. Leonardo, volevo ritornare brevissimamente sul discorso che stavi facendo prima, perché sul lavoro del doppiatore, sul diffidare degli imbroglioni, tanto per sintetizzare. Ah, questo ho detto... delle stofanti era questo. No, io dicevo diffidare di chi promette. Di chi promette, sì. Del facile guadagno e del facile lavoro, perché di facile non c'è niente nel mondo, credo neanche voi, insomma. E volevo, dato che negli incontri anche di ieri noi avevamo parlato con i fumettisti del mercato, per chi vuole coltivare il sogno, quindi poi il lavoro del doppiatore, attualmente il mercato, magari anche con l'imperversare di tantissime piattaforme, è più florido? Allora, in realtà c'è lavoro per tutti. Io dico sempre questo, per tutti quelli bravi. E si presentano tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere, ma non hanno ancora le basi e l'esperienza per fare questo mestiere. E il mercato è un po' saturo in questo momento, ma il posto per il talento noi lo troviamo sempre. Il bravo direttore che riconosce nella nuova generazione una luce di talento, perché non lo deve far lavorare? È giusto che lo faccia lavorare, sempre se quel talento è la persona giusta per fare quel ruolo, sempre se quella persona lì è la persona giusta per fare il ruolo per cui lo ha pensato, perché noi abbiamo una miriade di voci talentuose e volendo in questo momento non ci sarebbe neanche bisogno di andarne a cercare altri. Però siccome che noi non siamo dei talebani, noi siamo delle persone alla ricerca di grandi talenti, di bravi talenti, non priviamo le persone di poter fare questo mestiere. Io non sono figlio d'arte, mio papà era un finanziere, è mancato da poco, e mia mamma è un'infermiera, quindi quando io gli ho detto figurati, quando gli ho detto dovevo fare il doppiaggio, ho preso un colpo a tutti quanti. Per cui c'è posto per tutti, per tutti quelli che sono bravi, che hanno studiato, che hanno il talento e che vogliono fare questo lavoro. Perfetto. Ci avevi lasciato in sospeso con un aneddoto, un qualche cosa su Big Bang Theory o su Sheldon. Ah, per i provini. Sì, no, è successo, sarò breve. Quando ho fatto il provino per Big Bang Theory, entro in sala... Allora, entro nello stabilimento, c'erano quattro colleghi, io ero il terzo o quarto collega che doveva fare il provino. Considerate che un provino dura di media 10 minuti. Entra il primo collega, 30 minuti dentro la sala. Il secondo collega, 35-40 minuti dentro la sala. No, uscivano disperati, no, ma tu non puoi capire che personaggio assurdo, no, ma questo parla a 3.000 all'ora, ma poi non si capisce quello che dice, non si capisce la serie, è veramente complicata, ma per carità... E arriva il terzo collega, sempre più disperati, capito, fa 45 minuti, entro io, vedo la scena, faccio
una registrazione e poi un'altra registrazione, 5 minuti, mi manda via. Esco dalla cosa e dice, va bene, ciao Leonardo, grazie. Scusa, mi permetto, dico, ma il provino su quello con gli occhiali, dico, l'hai fatto? Dico, perché io mi sento, non mi sento a mio agio su questo qua, dico, io non credo che sia la persona giusta per me, ma lo posso fare il provino su quell'altro? Dice, perché? Dico, guarda, dico, perché a me mi fanno sempre fare quelli buoni con gli occhiali, insomma, un po' i nerdoni. Dice, no, no, ma quello non è per te, non va bene, no, 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 no. Dai, adesso, scusa, Leonardo, liquidandomi, dico, vado avanti con i provini. Dico, no, scusami, tu se ti ho chiesto sta cosa, me ne vado, ciao, ciao. Silvia Pepitoni, parliamo di una grande doppia. Esco sconsolato perché ho detto, dico, quando i provini durano poco, vuol dire che, no, questo proprio non va bene, cioè proprio... Mi è arrivata la telefonata dopo tre settimane, forse tre o quattro settimane, ci misero tanto a scegliere. Sì, e mi dissero, guarda, lo hai beccato talmente alla prima incisione che avevano già deciso che eri tu in sala. Io sono stato molto contento di questa cosa. Invece pensavo che, dico, vabbè, non lo vincerò mai, dico, che peccato, dico, vabbè, non lavoravo tanto all'epoca, quindi mi sarebbe servita. E invece... Sì, perché sembrava veramente si stava concludendo. Sì, perché più stai dentro, più fai più incisioni, più registrazioni, la direttrice ti può dare delle indicazioni, guarda, fammelo più così, più così, più così. Io ne feci due e mi mando via. Dico, questa non me lo vuole far vincere il provino, perché dice, ha visto proprio che non sono in grado. Dico, eppure che strano, dico, cioè, non è tanto complicato. Dentro di me pensavo, i miei colleghi mi hanno detto, ma non è tanto complicato. Sì, insomma, è una macchinetta, ma non è che c'è tutte queste intonazioni. Invece avevo trovato subito una chiave per farlo al migliore dei modi, insomma. Grazie no, Leonardo di questo aneddoto che non sapevamo. Allora, Valentino, hai qualche altra curiosità? Oppure voi del pubblico avete domande da fare? Prego, se vuole venire qui perché... Va bene. Okay, è una domanda un po' più nella prospettiva dei bambini. Ah, di Naruto e come descriverebbe il personaggio? Riscriverei? No, come descriverei? Ma vabbè, io allora è un personaggio iperpositivo e è iperpositivo nei suoi difetti, quindi credo che sia un personaggio vincente in questo, perché Naruto non nasconde i suoi difetti, anzi spesso i difetti prendono il sopravvento, poi nel corso della serie cambia, cresce come tutti noi. E credo che rispecchi un po' il giusto insegnamento, che sia in un modo, poi piano piano crescendo si migliora e si può dare, sì, si può dare sicuramente il meglio. E credo che sia un personaggio iperpositivo, credo che sia un personaggio scritto molto bene, ha una bellissima trama tra l'altro come cartone animato, e poi è un personaggio che non nasconde le sue debolezze, e credo che questo sia la punta di forza di questo personaggio. È un po' come Usagi, come Bunny ha la stessa cioè, una mangiona, paurosa, e poi diventa Sailor Moon. Cioè i personaggi, vogliamo chiamarli con degli aspetti molto negativi, forse poi sono chiamati perché rispecchiano un po' le nostre debolezze, ed è sono quelle i punti di forza, cioè superare i limiti, abbattere le debolezze per migliorare. Questo migliorare rende il personaggio probabilmente più affascinante e più gradevole agli occhi di tutti, insomma. Che poi tutti noi vorremmo migliorare, evolvere, credo che sia il desiderio di tutti. Chi vorrebbe rimanere sempre stantio nel proprio, no? Noi siamo tutti un po' schiavi dell'aspetto fisico, del migliorare, del fare una dieta, nel voler essere più carini, più belli, non solo esteticamente, ma anche magari migliorare come persone, fare beneficenza. Ecco, il migliorare credo che sia la punta di forza di personaggi che hanno le loro fragilità, i loro difetti, e che diventano subito, diventano dei personaggi a cui ci si affeziona subito, proprio perché un po' rispecchia noi stessi e il nostro voler avere una rivincita nelle nostre vite, insomma. Grazie. Spero di essere stato chiaro. Ciao! Allora, prego, dici. È più una domanda della serie che della... Ma alla fine Naruto andrà nell'organizzazione Alba?
Ah, guarda. E dunque, non lo so ancora, perché non ho doppiato ancora tutte le ultime puntate. Esatto. Esatto. Però è una bella domanda. Devo chiedere magari a qualche collega, che chiederò a Sasuke o chiederò a Gara, magari loro lo sanno, non lo so. Se lo sanno, magari a Tsunade, gli chiediamo. È stata una domanda bellissima, non penso ci siano domande all'altezza di questa, però ci sono domande dal pubblico? Oh, Madonna, quanti siete? Ragazzi, il pubblico siete voi, eh? Ce n'è un'altra? Vieni, Matteo. Sempre te. Ci piace. Vabbè, dai. Molto, molto veloce. Il doppiaggio in Italia, come lo consideri? Buono rispetto ovviamente al resto del mondo? Il paragone generale veloce. È una domanda molto scomoda, difficile. In Italia c'è una grande eccellenza di doppiaggio in alcuni tipi di prodotti che sono fatti molto bene. E nel mondo credo che, insomma, mai si doppia dappertutto, un po' dappertutto. So quanti paesi, leggevo tipo 79-80 paesi, ma forse anche di più. E le grandi major hanno un po' sdoganato il doppiaggio, no? La Disney vuole che tutti i suoi prodotti vengano doppiati in tutte le lingue, quindi anche quei paesi che non doppiavano alla fine hanno imparato a fare questo mestiere. In Italia abbiamo avuto una storia nel dopoguerra fascista immensa di doppiatori e cerchiamo di portare alta la bandiera, non sempre ci riusciamo perché i tempi che ci danno per fare bene questo lavoro sono sempre più ristretti, stiamo cercando di batterci per avere un contratto che diminuisce le righe che dobbiamo produrre, perché noi veniamo pagati a riga e le righe in un turno dobbiamo fare un tot righe, noi stiamo chiedendo di farne meno per poter fare meglio, non di lavorare meno, ma stiamo chiedendo di aumentare la possibilità di dare qualità. Perché se io devo incidere 200 righe, ho una qualità, se ne posso incidere 150 significa che posso fare più registrazioni per dare meglio, ma questo non significa lavorare di meno, significa poter avere più tempo per poter fare meglio, ed è quello che stiamo battendo. Quindi credo che ancora oggi, se mi permettete nella mia umiltà, il doppiaggio italiano sia ancora uno dei migliori, anche se non abbiamo tutto il tempo che avevamo una volta. Perché c'è una velocità, ci sono una marea di prodotti che arrivano, a volte i doppiatori non sono liberi, quelli che hai scelto perché hanno altri lavori, perché aumentano le piattaforme. Ecco, noi vogliamo avere più tempo. Il tempo serve anche per curare meglio i ragazzi che vogliono iniziare, perché se io devo fare a lei che è bravissima 200 righe e le voglio che le incida come le faccio io, insomma, come... Cioè, devi avere più tempo perché ha meno esperienza di me. Io posso anche correre in un certo modo, anche se non è proprio la cosa migliore per poter dare qualità, ma una ragazza che inizia gli vogliamo dare più tempo per poter fare meglio. È come il barista esperto, fa 100 cappuccini in 2 ore, il barista meno esperto gli dà il tempo di arrivarci a fare 100 cappuccini in 2 ore, se ne fa 75 è bravo uguale, magari il cappuccino è buono, magari ne fa 200 li fa male, li fa sbagliati, non monta bene il latte. Faccio un esempio banale per far capire quanto sia importante il tempo, recuperare il tempo che ci vogliono togliere per la velocità, perché vogliono che produciamo. Noi non vogliamo solo produrre, noi vogliamo dare un prodotto di qualità, anche perché a volte certi doppiaggi poi rimangono eterni, cioè rimarranno quelli. È come un'opera d'arte, il doppiaggio non è altro che un'ennesima opera d'arte attaccata a un'opera d'arte. Vi piacerebbe vedere una Gioconda con una X rossa, insomma, sopra? Non credo. Grazie. Intanto vedevo che piano piano si è riempito. Ci sono altre domande, altre curiosità che avete? Eccola. Una te la pongo io. Allora, il problema, tu hai parlato di velocità. Sì. Ok, a volte ti capita la sensazione che tecnicamente il doppiaggio è perfetto, è tutto, è sync tecnicamente, ma poi in realtà ti accorgi che è piatto, perché chiaramente i tuoi tempi sono diversi, non riesci a dare l'espressività che poi nel doppiaggio c'è. Hai colto perfettamente quello che volevo dire. Noi dobbiamo
essere non solo bravi a dire una battuta, ma dargli cuore alla battuta, perché a dirla sono tutti bravi, ma fare in modo che quella battuta abbia una risonanza che ti penetra dentro e ti dà la sensazione è un'altra cosa. Quindi se dici una battuta dall'inizio fino alla fine con l'arco recitativo giusto, le intonazioni giuste, non significa recitare bene, significa fare un servizio a metà. Se io non ci metto il cuore nella battuta, io non rendo giustizia a un prodotto. Per questo a una persona che sa fare già questo mestiere, se io gli do delle piccole indicazioni in più e ho più tempo per fargli registrare, posso ottenere una maggiore qualità e quindi una battuta può essere ancora più emozionante, perché è di questo che si tratta. Noi non stiamo a vendere il prosciutto un tanto al chilo, noi dobbiamo dare emozioni, noi facciamo entertainment, diamo emozioni anche a chi magari in un momento della vita non si può muovere da casa, facciamo compagnia. E il fatto di scegliere questo mestiere è anche un modo per entrare in sintonia con un pubblico che magari in quel momento ha la sua pausa, la sua giusta ricompensa di una giornata di lavoro. Vendere è divertimento, quindi vendere divertimento non significa fare le cose così, significa deliziare il pubblico di emozioni. E se io non pensassi soltanto al vile denaro, di vabbè la incido così, la registro così questa battuta perché me frega, l'importante è che la dico, non farei un buon servizio a me, perché in quel momento io non sto lavorando solo per me, ma sto dando un servizio. Ci sono tante persone che non si possono muovere da casa, tante persone che magari la televisione diventa uno strumento di compagnia, persone che magari anche temporaneamente sono impossibilitate ad uscire. Ecco, la televisione è un mezzo di compagnia e la televisione deve dare qualità. Il doppiaggio deve essere anche quello, qualità. Non si può dare il doppiaggio spazzatura, perché non sarei onesto nei confronti di chi poi questa cosa l'ascolta. Chi fa doppiaggio spazzatura non solo fa un danno al pubblico, fa un danno anche a se stesso. Spero, insomma, sia chiaro. Lo dico sempre ai nuovi che iniziano, sei bravo, la sai dire, adesso però andiamo un po' più a fondo e cerchiamo di trovare quella sfumatura, perché è di quello che si tratta, per poter emozionare chi ci sta ascoltando, perché non è che lavoro per me, io lavoro per lasciare un'emozione. Se faccio un esempio, no? Se Bernini, anzi Canova, fa le tre grazie, di cui a una delle tre grazie lascia tre dita più corte, non ha fatto un buon servizio, o tre dita più lunghe, mettiamo, non ha fatto un buon servizio al pubblico che lo vede, insomma, che vede quest'opera. Ecco, per noi è la stessa cosa. Io ho fatto tutto perfetto e poi ho inciso magari tre battute, quattro battute male, perché magari sono i giovani che fanno i personaggi più piccoli e che non ho curato come si deve. No, io devo curare anche quelle tre dita rimaste, quindi anche quei tre ragazzi che incideranno magari il poliziotto 1, quella battuta, io lo devo curare come se lo stessi facendo io, come se lo stessi facendo un protagonista. È questo il modo per dare qualità, per questo chiediamo più tempo. Quanto sarebbe storta un'opera d'arte, se voi andate a vedere un'opera d'arte bellissima, vedete il Ratto di Proserpina, meraviglioso di Bernini, e poi vi vedete che praticamente qua mancano i capelli, è un pezzo che manca, un pezzo di testa, un pezzo di capelli. No, insomma, ecco, questo intendo come qualità. Fare in modo che l'opera d'arte possa essere vista a 360 gradi e che tutto suoni come una perfetta orchestra senza nessuno strumento stonato o non accordato. Possiamo fare un salto a ieri, indubbiamente un personaggio molto famoso della carriera del maestro, però Sheldon. Ah, ritorniamo a ritorniamo al sul divano con Sheldon che c'è stato ieri. Ah, ok. Che Sheldon a un certo punto ringrazia i suoi amici, spoiler, attenzione da padre orecchie, quando prende il Nobel.
il Nobel per la, la scienza. Sì. Com'è stata l'emozione di quella scena, sapendo che tutto sarebbe finito? E perché proprio appunto portare sul divano con Sheldon? Allora, guarda, Big Bang Theory è stata una serie recitata in un certo modo. Nell'ultimo episodio lo stesso Jim Parsons rende Sheldon molto più umano di quello che è in tutta la sua serie. In realtà Sheldon, per carità, è umanissimo. È un personaggio che ha avuto breccia proprio perché è un personaggio iper negativo in alcune... Cioè, è talmente preso da se stesso, è talmente sopra le parti, è talmente superbo, che poi diventa simpatico, no? Diventa... Ma a volte forse non è neanche superbo. È proprio un suo modo di non vedere le cose, di non vedere alcune cose, ma di vedere soltanto quelle secondo il suo schema. Nell'ultimo episodio usciamo da quello schema. Allora, quando io ho visto quell'episodio, ho chiesto 2 o 3 volte alla direttrice di poter rifare la scena finale, perché alla direttrice ho detto: Monica, qui, Monica Patrizzi, bravissima direttrice di Big Bang Theory, ho detto: qui lui cambia proprio modo di recitare, qui abbiamo visto che Sheldon, che Jim Parsons può essere anche un bravissimo attore di qualcos'altro, lo rendiamo molto più umano e meno robotico di quello che è, come ha fatto lui in originale, perché noi non è che ci possiamo inventare le cose, noi dobbiamo fare quello che hanno registrato loro. E credo, rispetto all'originale, che noi nel doppiaggio italiano ci abbiamo messo una marcia in più rispetto a quello che fa lui, ed è stato una chiave vincente di quell'episodio. La gente ricorda quel monologo, a volte se lo studia se lo porta anche come in dei provini e dei saggi teatrali, perché quel monologo credo che sia rimasto un po' iconico nel mondo delle serie televisive, credo siate d'accordo con me. Proprio perché è stato fatto con una delicatezza e un'emozione in più rispetto anche ad altre edizioni e ad altre cose. E sono di molte persone che hanno pianto durante il monologo. Io me lo sono detto, qui li dobbiamo fare piangere. Perché è giusto così, perché credo che sia la... No, hanno pianto, anche noi ci siamo emozionati. Non ho pianto, ma mi sono molto emozionato. In casa abbiamo mi sono venuti gli occhi lucidi, devo essere sincero. In casa è stato bellissimo. Ho pianto più con questo film, con spoiler alert, sempre con Jim Parsons, che è uscito il 1 giugno, non so se l'avete visto. Ho avuto la fortuna di ridoppiare Jim Parsons in un film molto drammatico che è uscito adesso il 1 giugno, e devo dire che in quella scena ci abbiamo messo veramente, abbiamo fatto un lavoro certosino che nei tempi che abbiamo per le serie televisive abbiamo applicato veramente la regola del cinema, dove c'è più tempo e meno righe. Lì abbiamo detto: guarda, rimango anche 10 minuti in più, facciamolo bene, perché veramente la gente deve uscire da qui che deve essere distrutta dalla fine di Big, perché così era la volontà del, diciamo, dell'autore in originale, e così credo che sia stato. Sono molto felice, proprio orgoglioso, me lo porto proprio come un distintivo, una sorta di sceriffo, la stella qui. È stato veramente come un po'... è stato meglio del finale dell'8ª stagione di, Sì, di Scrub. Non lo so, questo la gente ha pianto poi che hanno visto la 9ª stagione, si sono disperati per altri motivi. Esatto. Però è stato probabilmente il momento più alto di una serie TV in Italia negli ultimi 20 anni. Credo proprio di sì, quello è forse un altro paio di momenti alti all'interno della serie, ma quello è stato qualcosa di diverso. E lì sei uscito dal dalla sitcom e sei entrato in una sorta di telefilm vita reale, ed è stato una chiave di successo sicuramente di Chuck Lorre, che ha reso iconico quell'ultimo episodio. Credo che non poteva non finire Big Bang, e spero rimanga chiusa, perché è giusto che sia così, che sia finito. Non facciamo Indiana Jones 7. Io direi che credo che Jim Parsons non sia molto d'accordo nel riprendere, tanto è vero che lui continua a doppiare Young Sheldon. Sheldon in realtà, Sheldon e gli altri personaggi ci sono ancora, sono sotto un'altra forma, un'altra chiave, perché il brand Big Bang Theory ancora va avanti, però in un'altra chiave, e ha preso credo la decisione migliore. Fare una 13ª stagione avrebbe trascinato ancora di più degli eventi che secondo me si erano veramente conclusi. E qui nasce Sul divano con Sheldon, proprio da questa nuova... da Sul divano, eravamo iniziato, mi è venuta un'idea di portare, insomma, di creare un programma di intrattenimento che raccontasse a 360 gradi un po' gli attori e
doppiatori che fanno parte dello Star System, poi ha allargato anche ad altre figure dell'arte del fumetto in generale, per cui un giorno mi sono ritrovato seduto e ho detto ma dobbiamo portare qualcosa in più che renda contenuto e che faccia un po' anche capire un po' di più cosa facciamo, ma soprattutto anche capire che siamo delle persone, non siamo delle macchine robotiche che lavorano a cotti, come mi fa la voce, dei jukebox parlanti, come mi chiamano. Per cui io ho detto, sarebbe divertente creare un programma leggero che unisca un po' l'intrattenimento, la leggerezza, ma anche un po' più profondo, che racconti un po' le emozioni e... non alla Barbara D'Urso, insomma, proprio non proprio così, però magari in un salotto confortevole di divertimento, come se stessimo chiacchierando tutti nella stessa sala, nella stessa sala di casa. Ed è nato questo programma che sto cercando di portare in tutte le fiere. Devo dire che insomma anche questa puntata è stata abbastanza apprezzata. Speriamo di poterlo farlo crescere. Un programma poi anche di leggero, con giochi, con cose insomma che vanno fuori dalla solita intervista che si può fare con i fan. E me l'hanno richiesto, insomma, piano piano lo sto portando avanti. Ci sarà una puntata con impariamo le bandiere? Ci potrebbe essere una puntata con il gioco sulle bandiere, quello sì. Adesso ci sono stati ospiti, ho avuto la fortuna di avere Patrizio Prata, che è un doppiatore famoso, tra l'altro un mio caro amico, Ivo De Palma, voce di Pegasus, ecco, ho avuto due disegnatori come Calerami e Pocetta, e ci sarà adesso una puntata numero 4 con un altro ospite, non lo posso svelare adesso perché è ancora un top secret, e quindi cercheremo di portare avanti questo show e di farlo diventare ancora più bello, leggero, divertente. No, sì. L'intelligenza artificiale può essere un male o un bene a seconda di come viene utilizzata. L'intelligenza artificiale potrebbe ridare la voce ai malati di SLA, per esempio, potrebbe essere utilizzata per ridare la voce a chi ha avuto un cancro alla gola. Lo applico al mestiere del doppiaggio. L'intelligenza artificiale non solo al mestiere del doppiaggio, ma può essere applicata in altri settori se viene applicata in maniera regolamentata e giusta. Nel nostro settore, se venisse usata per questi scopi, per un discorso di malattia, per un discorso di poter restituire dignità a un paziente malato, allora l'intelligenza artificiale al mio benestare, ma essere sostituiti dalle macchine, come raccontano i cartoni giapponesi, forse dal 70 in poi, forse non è proprio... Ecco, noi anche un po' nerd sappiamo cosa vuol dire sostituire gli esseri umani con l'intelligenza artificiale, perché è un tema che viene trattato da anni e anni e anni di trito in tante serie TV, in tanti prodotti. Credo che debba essere regolamentata a livello mondiale. Noi facciamo parte adesso con la nostra associazione ANAD, Associazione Nazionale Attori Doppiatori, dell'UVA, United Voice Artist. Ecco, un'associazione grande a livello globale che sta crescendo per poter regolamentare in tutti gli stati, perché il pensiero tutti gli stati del mondo, perché il pensiero che un'intelligenza artificiale possa fare il lavoro di centinaia e centinaia e centinaia di persone a noi non ci piace. E poi se l'intelligenza artificiale arriva nel settore dello spettacolo, dopo un po' arriverà nel settore della medicina, arriverà nel settore non solo dell'intrattenimento, ma della medicina, della ristorazione, di tutto. Io non credo che noi vogliamo diventare i protagonisti che era di Wall-E, tutti ciccioni che non fanno niente, insomma, non credo che vogliamo... Ecco, insomma, va regolamentata, usata magari nel loro, come chiamano, metaverso, per fare simulazioni, per salvare le vite umane, operazioni, medicina, per ridare la voce a persone che non ce l'hanno più. Noi abbiamo collaborato, abbiamo fatto un aperitivo ANAD con l'associazione che si occupa proprio dei laringotomizzati. E abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo dato in beneficenza, abbiamo devoluto in beneficenza il denaro di questo aperitivo proprio per sensibilizzare le persone a usare questa intelligenza artificiale perché usata bene tutto può far male e tutto può far bene, ma le cose usate bene, le cose che magari possono far male usate bene, possono fare solo che bene. Quindi speriamo che insomma tutti i grandi potenti della Terra si mettano una mano sui loro,
si mettano una mano sulla coscienza e decidano di cooperare per non veramente distruggere questo mondo, perché siamo già in alcune parti del mondo, insomma, e abbiamo una guerra dietro casa, siamo già a un buon livello di down. Speriamo invece di ritornare a un buon livello di up in tutto il mondo, perché è solo questo di cui abbiamo bisogno, senza fare falsi buonismi, senza... Abbiamo appena sentito...